La Nocerina ottiene la sua seconda vittoria consecutiva, superando facilmente per 3-0 l'Isola Capo Rizzuto Fanalino di Coda, nella gara valevole per la settima giornata del GMI di Serie D. Con questo successo i rossoneri salgono al terzo posto in classifica, a meno 2 dalla vetta. Il tecnico Morgia, rispetto alla gara di recupero contro la Libonese, deve fare a meno degli squalificati Matino e Vitolo, che vengono sostituiti da Barcellona e da Dominico. A centrocampo, ancora una volta, preferiti Vanacore e Cecchi a discapito di Lagone e Mario Coppola. Prima della gara, tributo a Guido Garzillo. Anche il capitano Cavallaro ha posto il suo omaggio floreale sotto la curva sud. Nel primo tempo è la Nocerina a fare la gara. Al sesto è Cavallaro a provarci per primo, ma il suo tiro, dagli sviluppi di un corner, è facile preda del portiere Lamberti. Il capitano rossonero ci prova al quarto d'ora, dove, servito da Russo, tenta una gran volée, la palla però termina alta. I calabresi non riescono ad impensierire la Nocerina, che al 23esimo passa in vantaggio. Grandissimo taglio da sinistra di Cavallaro per Vanacore, il quale stoppa in aria, conclude di sinistro e supera l'estremo difensore avversario. Primo gol nel campionato nazionale dilettanti per il 99 di Angri. Alla mezz'ora Alvino recupera un pallone sulla tre quarti e la scarica per Russo, il quale, arrivato a tu per tu col portiere, gliela spara addosso. Al 41esimo però l'attaccante tarantino trova gloria, quando, su un assist di Cavallaro, imbecca bene di testa e trova il 2-0. Quinto gol stagionale per l'attaccante numero 9 Molosso. Dopo un minuto di recupero, il signor Ciato di Aprilia manda le squadre negli spogliatoi. Nei secondi 45 minuti, dopo un bel tiro a volo dell'Isola Capo Rizzuto con Gondra, palla parata senza problemi da De Comis, è la Nocerina a fare la partita e a trovare il terzo gol. Al 53esimo Russo, servito in profondità, supera il portiere e di tacco serve Cavallaro, che tutto solo appoggia in rete per il suo quarto gol stagionale. È sempre più 50 sfumature di Cavallaro, 50esimo gol con la maglia rossonera per il capitano. Tra il 57esimo e il 61esimo due chance per Alvino. Nella prima il numero 11 Molosso spara addosso al portiere. Poco dopo Mario Coppola prova ad inventarsi il gol della domenica con un grandissimo tiro a giro che però termina molto alto. Dopodiché Alvino a provarci con la stessa conclusione, ma la palla termina alta. Dopodiché ci sono solo diverse sostituzioni da ambo le parti, da segnalare il debutto in campionato del Classico 2000 Mosca e della Standing Ovation del San Francesco tributata a Giovanni Cavallaro. Nel primo dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro ci prova Luis Geron de Meda calcio punizione, ma la palla è debole e bloccata facilmente da Lamberti. Dopodiché non accade praticamente nulla. Ottima vittoria per i rossoneri che si portano a meno 2 dalla vetta della classifica. Domenica, trasferta ostica in quel di San Cataldo.